giustizia, rischia di portare alla paralisi. Ricordavo che Vescovi, in una conferenza stampa che fece la situazione industriale, segnalava questo problema con grande allarme, diciamo. A che punto siamo da questo punto di vista? Mi sta provocando, perché la situazione sotto questo profilo è disastrosa per certi versi. Credo che la prima persona in Italia che ha denunciato questo fatto in maniera molto eclatante è stato il nostro presidente Marcegaglia, quando ha segnalato che l'ammontare dei crediti vantati dalle aziende non solo di costruzione ma anche di servizi nei confronti della pubblica amministrazione ammonta a circa 60-70 miliardi di euro. Ora, un importo